Abruzzo. Boh, magari domani con le scarpe, non con le ciabatte. Guarda il mio cane Muna. Guarda, hai paura che ti abbandono, cane Muna? Che lavori. Ciao cane Muna. Oblè. Cane Muna. Sera, sera qua. Sera. Vediamo se non si sa mai. Yeah. Bundi. Senti dove è la cascata. Ah, zip zip. Perché troia? Sweet Home Alabama. Punto caffè. L'erba è tagliata. Fa vedere, avete tagliato l'erba? Sì, dai, buono. Sì, zip zip. Guarda che bel giardino tagliato, curato. Guarda che bravo che sono. Hai visto? Guarda come tengo curato tutto. Devo parcheggiare all'altra parte, dopo non ho più avuto voglia, cioè che dalla finestra vedevi la cosa, no? Quella cosa con l'acqua là, aspetta che è prima mattina, la cascata. Sì, io ho messo anche la cascata di là. Va bene anche così. Se ci svegliamo, beviamo il caffè. È arrivato il porca troia. Lo sto provando. I video quelli prima sono stati fatti con lo stabilizzatore. Non ho più voglia di fare un cazzo da quando ho iniziato quel lavoro lì. Mi manca l'energia psicofisica, mi manca il tempo. Mi avete preso tutto. Allora, questo cane pericoloso. Gli mettiamo il coso pericoloso. Cosa dici? Andiamo? Perché chiudiamo il camper pericoloso. Eccola. Andiamo bionda. Ozzo adesso. Ozzo. Adesso lei vedrà il gatto. Adesso lei vede il gatto. Eccolo là, all'orecchio. Pagliaccia. Una pagliaccia. Vieni. No, non si mangia il gatto. Non si mangia il gatto. I pesci. Vedi cane, andiamo a farci la passeggiatina. Prima mattina salita. Cioè, passami il fiatone, cazzo. E adesso lei è piena di gente, è arrivata anche una corriera. Aspetta, vediamo se riesco a trovare il ruscelletto con il catino, butto là con la stuoia, libro e via. E oggi non faccio un caso, devo ricaricare. Quel lavoro veramente toglie la voglia di far tutto. Allora qui in mezzo al verde, guarda, è la mia ricarica. Ok, vamos. Basta che queste macchine non abbiano avuto la nostra idea, cane, perché non buono, vedi, noi, cosa c'è? Cosa hai visto? Le lucertole, ma cos'è? Eccoci, vedi? E noi dobbiamo stare qui, con i chip chip, le farfalle, guarda, cioè scusami, ti scuso, vero cane? Aspetta che ti mollo, così vai felice come una farfalla. Che là c'erano le macchine. Eccola, vai, dai chiappa, vai e esplora con l'esploramento. Allora là, mi butto, sì, noi ci sdraiamo qua e ciao mondo, ciao mondo, ciao. Ti va bene Emi come casa pomeridiana? Sì, a me va bene, va molto bene. Cagnolino!
gli raccontiamo l'organizzazione che abbiamo fatto. No, ci grattiamo, vabbè, racconto io. Allora, qui ho messo il mio gran pannellino solare con power bank a 30.000, mi è arrivato nuovo, è un mattone, è utile anche per ammazzare la gente. E qua ci siamo messi con il coso, la stoietta, libro, su mi tacco anche la cicca, e a parte io che parlo, senti? Cascata e uccellini, stupendo. Cane, ti piace? È un bel posto, sai che io ti porto in tutti questi posti qua. Lemmi! Guarda che bella farfalla, guarda la farfalla celeste! Guarda che splendore! Ciao farfalla celeste! Ciao farfalla celeste! Bella! Ciao! No, noi di là ci siamo mezzi ammazzati prima. Che scivola come il male. Qua. Vieni qua. No, no, in acqua. Non neanche la custodia impermeabile di qua. Bello cane qua, guarda. Ah, che posticini. Cane? Che vita di merda, eh? Bene, noi ce ne stiamo qui tutta la mattina. Non so neanche che ore sono. Guarda, guarda il cane, guardalo. Guarda, cane pericoloso. Cosa fa, cane pericoloso? Cosa fai? Cosa fai, cane pericoloso? Guardalo. Anche è mancata una mega trota prima. Che razza di cane. Invece di andare a foglie, eh? Guarda, a foglie vai. Vergogna, vergogna. Mola. Non c'è la trota lì, è di là, nell'altro laghetto, di là. E buon dai. Non è che voglia di tornare a casa lì per mangiare, potevo portarmi qualcosa. Ho sempre male alla lingua, non posso neanche parlare. Il sottoscritto, il Mona, no, una volta doveva togliere i denti al giudizio e tutti gli hanno detto, fa male, c'è cioè, roba che non so, ti scoppia il cervello al dolore. E io ho preso paura, non li ho cambiati, non li ho tolti, no? E così sono venuti su e mi hanno spaccato i denti dietro, un po' è stato sistemato, ma un dente dietro che ha comunque una scheggia e si vede che l'altro giorno dormendo male, diciamo, mi sono tagliato la lingua, adesso fa male. Un cane, c'è un cazzo. Via con la trotona, guardala. Allora, a destra del ramo, a destra del ramo. Adesso è quasi verso il bordo alla fine, vedi? E la Emmy no, non la vede. Emmy, va alla trotona, ci sono anche, cioè trotona, trota. Eccola lì. Vediamo se lei mi la vede. Emi, cretina, guarda dov'è, guarda, guarda dov'è. Che l'ha vista? No, non l'ha vista. Ha visto il cane passare lei. Non è che puoi mangiare cani e foglie. Cani e foglie. Cioè tu in natura ti alimenteresti con cane e foglie. Dai che la vede, dai che la vede. Dai, come si fa a non vederla? Guarda, guarda che roba, guarda che grande che è. Ecco, l'ha vista, l'ha vista. Non gliene sbatte un cazzo, forse. La vedi? È dietro di lei. Ecco, si è andata nell'ombra. Ah, che vita, eh? Buono, molto buono. Ma fatela! Fede cosa, guarda che cane che devo avere, guarda. Guarda. Che cane mona, eh? Come fa sto cane qua? Guarda. Questo cane. No, farei anche un riposino che se arriva qualcuno, magari col cane, dopo sta qua. Bagnarsi i piedini. Ah, i micro pesciolini, ah sì, è fredda. Ciao micro pesciolini, rari pesci. Ciao pesci, i pesci. Poi dentro, cagona, che cagona che sei. Oh,
che bene che si sta per il frigerio. Iniziava a fare un caldo bestia. Dolce far niente. Adesso è anche troppo fredda. Oh, oh, altro che massaggi shiatsu e agipunture eccetera. Camminata nei sassi con i piedi scalzi. Porca miseria, adesso come faccio arrivare alle scarpe? Come mi fai il giro per di là? Bellissimo camminare con i piedi scalzi, a parte il male che ti fai. Di quello, quello. Ah! Dolore, immane, immune. Che calamone, che cazzo fa? Cosa fai? Eh? Fai le cose da canemuna. Cade dentro, rido, a parte che rido, poi sale da là. Non hai visto la trotata? C'è la trotona là. Adesso sì, fa caldo, no prima. Noi andiamo sono rilassato a sufficienza, però male la lingua. Andiamo, dove andiamo cane? Andiamo a vedere qualche altro posto, ci fermiamo un attimo all'ombra dove prende internet. Così, chiuso tutto, gas, pompa dell'acqua, sì. Ho solo l'inverter acceso perché sto caricando il surface, buono. Possiamo andare. Guarda che bei posticelli, occhio. Qua.
Guarda che bel posticcio lì, col ruscelletto da dietro. Guarda che bel ruscelletto, l'uccellino, il ruscelletto e tutte le cose. Non venitemi addosso, disincantatevi, andate più piano. Allora, guarda il tornantino più avanti, Follina, Refrontolo, io andrei a Follina. C'era un bel borgo a Follina. Cane, andiamo a vedere i nuovi vicini. Aspetta lì che mettiamo il collar. Vieni bionda. Villa Toderini, dov'è che siamo? Codogné mi pare, no? Sì. Brava Gnugni. C'è un cane interessante. Vai di là, io vado di qua. Si vede la vaila. Sì, Codogné, Codogné Treviso. La Mutera, la collinetta Belvedere, denominata Mutera, è inserita nel complesso ambientale di valore storico paesaggistico di Villa Toderini de Gaillardis. È stata realizzata rimpiegando la terra scavata per la costruzione della peschiera. Buono, capito cane? E noi ci pisciamo sopra. Guarda che la mia abitazione contro l'altra abitazione. Cioè, tu hai il giardino con il laghetto, con la castagna. Io ho il giardino sempre diverso. Digli Emi. Digli i giardini che abbiamo noi, digli che giardini abbiamo. Noi abbiamo il mare, il lago, il fiume, il bosco, digli tutti i giardini fighi. Guarda il mio cane. Cosa fa il mio cane? Guardi l'orizzonte. Cane. Andiamo di qua. Senza ammazzarci. Ui. Tan 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 tan. Passiamo il tractor. Emi. Facciamo il mega sorpassone, facciamo il mega sorpassone, tenda, tac, hop, ciao tractor, potenza, cane, questo è potenza, aspetta, questi si fermano qua, mi placano la potenza, perché si devono fermare in mezzo alla strada, a dare le camicie, così devo fare, signora, ma manco se la porta, Nemo. Guarda che lavori! Ah, Dio mio, Dio mio! Mi puoi andare dentro? Farà santo! Però è per tutte le imprecazioni risparmiate!